siamo qui alla parrocchia dell'Immacolata, parrocchia per i Cavalieri della Madonna della Bruna di riferimento, in quanto il parroco Don Vincenzo di Lecce, che ringrazio da parte di tutta l'associazione, ci sostiene e ci conduce nel cammino spirituale della nostra associazione. La Bruna tutto l'anno, direi proprio così, perché noi siamo vicini alla città di Matera, insieme alle altre associazioni che sono parte integrante e cuore pulsante di quella che è la festa, che saluto e ringrazio anche loro per il grande contributo che stanno dando, gli Angeli del Carro, saluto il presidente amico Mariano Iacovone. Abbiamo iniziato una distribuzione di viveri di prima necessità per la gente che sta sentendo in maniera più forte questa pandemia, questo blocco forzato dell'economia di tutta l'Italia, e siamo a sostegno dei nostri concittadini. Colgo l'occasione nel ringraziare tutti i soci dell'Associazione Cavalieri che hanno dato il loro contributo, perché la nostra distribuzione è basata su un contributo da parte di noi soci, e le aziende dell'Interland Materano, come il deposito Parmalat Matera, la macelleria Cappiello di Via La Croce e Talento Cash and Carry e altri del settore alimentare, che stanno dando il loro supporto a questa nostra iniziativa, e grazie a loro e a tutti noi soci stiamo riuscendo a portare avanti questa iniziativa di solidarietà nei confronti dei più bisognosi.